stai? Posso mostrarti una foto e mi dici cosa vedi e come definiresti queste due parole, va bene? Ok, guarda la foto. Da una parte c'è scritto uguaglianza e dall'altra parte c'è scritto equità. Che cosa ti dicono queste due parole? Mi dicono che una sembra positiva. Ok, quale? E l'altra lo è davvero. Quale? Quindi, equality sembra. Quindi positiva. Uguaglianza ti sembra positiva, esatto. Ma in realtà equità è quella che in realtà è positiva. Esatto. Perché? Perché l'equità permette davvero a tutti quanti di raggiungere lo stesso livello e le stesse possibilità. Ok. E le stesse possibilità. Però la partenza non è uguale per tutti. Assolutamente no, è quello il punto. L'equità, nonostante tu parta da un punto diverso, ti permette a chiunque di arrivare allo stesso livello. Tu sei italiana? Sì. Sei cresciuta in Italia, hai frequentato le scuole italiane. Cosa pensi del nostro sistema scolastico? Well. Magari sta guardando la tua maestra di asilo. Spero di no. Alcune cose sono bellissime. Altre no. Il fatto che, ad esempio, la scuola pubblica, o meglio, la scuola privata sia quasi, per chi non ce la fa nella scuola pubblica, mi rendo orgogliosa, perché la scuola pubblica comunque ha ancora una valenza sociale, però ovviamente, essendo pubblica, ci sono delle cose che non vanno, soprattutto per quanto mi riguarda, prima ancora di come sono fatte le scuole in sé. Quindi l'edificio è proprio la preparazione degli insegnanti, sulla quale davvero avrei tantissimo da dire, perché non è, e qua a proposito, okay, non è omogenea, okay, non c'è uno standard, ci sono troppe differenze. Se ti va bene, hai l'insegnante giusto, parli inglese perfettamente, se hai l'inglese italiano che te lo insegna a caso, no che non va bene. Quindi non è giusto che se ti trovi l'insegnante buono hai più opportunità, perché impari davvero, e invece con professori non abbastanza preparati, già, oppure, e qua tocco un tasto dolente, però alcuni professori non hanno controlli, per dire, anche psicologici, attitudinali, mm-hmm, cioè sei davvero portato per avere in mano il futuro della società? Appunto. Magari. Sì. Dimmi una cosa che cambieresti, una sola cosa che cambieresti, se tu dovessi avere la possibilità, anzi il potere, di cambiare, okay, qualcosa del nostro sistema appunto scolastico, una sola cosa cambieresti? È una domanda difficile. Ok. Va benissimo se mi dici è troppo difficile, dovrei pensarci. Va bene, non dobbiamo appunto, cioè non devi rispondere a questa domanda in particolare. Però, cioè, ero curiosa, volevo appunto sapere, perché anch'io ho frequentato la scuola qui in Italia, no? Da quando avevo 12 anni, quindi naturalmente avendo anche un'esperienza piccola della scuola, diciamo, in Nigeria dove sono nata, vedo delle differenze, no? Ad esempio il fatto che gli insegnanti possono rimanere per tutta la vita, anche se non sono brave o bravi, esatto, mi sembra una cosa, cioè non stai facendo del bene ai ragazzi che, esatto, cioè, vanno lì per essere istruiti, no? E invece sono loro che proprio perdono, perché hai un insegnante che non è capace, che non riesce appunto a relazionarsi con i ragazzi. Mi hai aiutata, grazie. Prego. Magari è due in uno. Cioè, visto che non c'è abbastanza preparazione, non è vero, visto che non c'è abbastanza omogeneità per la preparazione dell'insegnante, c'è anche da dire che l'insegnante stesso non è pagato equamente. Capito. A proposito. Quindi non possiamo richiedere tanto da loro se neanche. Ho capito. Esatto. Ho capito. Cioè, magari meno in insegnante, ovviamente non sono nei conti del ministero, quindi non so gestirli, però trovare una quadra sulla qualità dell'insegnamento, sì. Grazie innanzitutto. Ti faccio un'ultima domanda.
Secondo te, per un'italiana, qual è l'età giusta per una donna di mettere su famiglia? Va bene come risposta. Non lo so, dimmi tu. Che va bene oppure per la quale sei costretta? Costretta? Ovviamente essendo problematico per una serie di motivi che staremo qua un intero pomeriggio, indubbiamente mettere su famiglia prima di 35 anni sta diventando praticamente impossibile. Quindi con tutti i problemi che ne conseguono, perché ovviamente il corpo umano è fatto in un determinato modo, quindi se si cerca di fare famiglia dopo i 35 anni ovviamente si incontrano parecchi problemi. Ma mi puoi dire uno dei motivi, diciamo, principali per i quali le persone decidono o di aspettare un po' di più oppure decidono proprio di non fare figli? La difficoltà di fare una carriera e arrivare a uno stipendio che ti permetta. Cioè avere entrambe le cose, poter avere una carriera e avere una famiglia. Assolutamente. E lo Stato può fare qualcosa secondo te? Sia lo Stato che le persone, perché dipende tantissimo da dove lavori. Quindi anche questo va detto. Viene da entrambe le parti, non c'è un solo. Non ho nient'altro da chiederti, vorrei veramente dirti che sono super contenta. Ti sei fermata, sei stata super gentile e hai risposto appunto, quindi grazie mille, davvero. Sono felicissima di averti appunto incontrata oggi. Grazie e ti auguro una buona giornata. Ciao.